Buongiorno a tutti cari youtubers e benvenuti in un nuovo video del mio canale. Oggi riprendiamo a fare i video normalissimi di sempre e ho deciso di partire da una recensione, di un manga, dopo tantissimo tempo anche che non li facevo. Oggi parliamo di un titolo che comprai l'anno scorso, presi i primi tre numeri ma non lo portai avanti. Ne parlai soltanto nella classifica della top 10 dell'anno scorso, top 11, top 10 dell'anno scorso, e poi non ne ho mai parlato singolarmente. E tra quelli che ho dell'anno scorso è l'unico di cui non ho ancora parlato. Oggi quindi ho deciso di parlarlo perché comunque c'è nella mia, diciamo, biblioteca, tra virgolette, c'è, nella mia libreria c'è, quindi è giusto che ne parli, come anche ho parlato anche di altri titoli che magari ho comprato dopo. Oggi parliamo di un titolo Fantasy Dark, possiamo chiamarlo, di 7 volumi, di cui ho iniziato ma non ho mai finito e sinceramente forse dovrei anche finirlo, cercare di finire. E sto parlando di un titolo anche con la storia complicata, che è Rebirth, titolo di 7 volumi, action fantasy si dice, vabbè. E la storia, di cosa parla la trama? Allora, la trama è abbastanza complicata, è contorta. Allora, parla di due ragazzi, anzi, un ragazzo e una ragazza. Reishi, che è il ragazzo qua dietro, e la sorella, che adesso non mi ricordo come si chiama, e va bene, non mi ricordo come si chiama, e i due vivono da soli, i genitori sono sempre in partenza all'estero per lavoro, quindi, porco cane, questo cellulare, e quindi, diciamo che vivono da soli. Tra l'altro questo è un manhwa, perché è fatto dai coreani, non dai giapponesi. Parliamo anche di etimologia, mettiamoci un po'. E la trama di cosa parla? Parla di questo ragazzo e di questa ragazza che, l'ho detto, vivono da soli. Lui è molto timido e lei invece vede il fratello come se fosse il suo fidanzato. Quindi è molto attaccata al fratello, che se non sbaglio lui è il fratello minore. Ed è come se avesse un complesso di Edipo, no? Nei confronti del fratello, lo considera un po' come il suo ragazzo in pratica. E cosa succede? Succede che purtroppo lui muore. Perché muore? Muore perché si parla in giro di strani persone chiamate Taker che raccolgono un oggetto e poi vengono uccisi da una persona, ritornano in vita con un numero scritto sul petto che sta a indicare i giorni che sono rimasti per vivere. Perché succede questo? Perché toccano questo oggetto, prendono questo oggetto. E cosa succede? Succede che lui trova un anello, lo prende, o un bracciale, se non mi ricordo, lo prende e poi viene assassinato, da un rapinatore che stava fuggendo, gli tira una coltellata e muore, se non ho capito bene. E lui si sveglia con 10 vite, quindi lui praticamente ha 10 giorni per vivere. E come può sopravvivere una persona che ha solo 10 giorni? Praticamente o uccide altri Taker o uccide demoni nell'intratempo, che però sono dei cosi giganteschi, quindi è più difficile, è più facile uccidere altri Taker comunque. E il giorno dopo lui torna, va a scuola e incontra una sua compagna di classe che è anche lei un Taker, quindi cerca di ucciderlo. Nel fare ciò, la sorella se ne accorge e per proteggere il fratello diventa anche lei una taker, ovvero si sgozza e lei risuscita con 5 vite, 5 vite del fratello, quindi se le dividono. Capite? Quindi la storia è molto incasinata e difficile anche da capire. Tra l'altro c'è un altro problema, che lei è psicopatica. Lei ho detto, vede il suo fratello come se fosse il suo ragazzo, ma è un personaggio psicopatico. Ci sono tre categorie. Diciamo che ci sono tre categorie di Taker, partendo da questo punto, cioè che sono quelli normali, quelli che sono delle pippe in pratica, come il fratello, e quelli psicopatici che ad esempio lei.
E quindi loro devono uccidere altre persone, altri taker, oppure altri demoni, angeli, quel che sono, per riuscire a sopravvivere. Devono continuare a fare così. Ci sarà chi verrà ad aiutarli, ma morirà. C'è chi magari si intromette, ad esempio, a un certo punto arriva una loro vecchia amica che è famosa perché è una scrittrice. C'è un casino perché lei si bacia con lui e la sorella è invidiosa, è gelosa. Succedono pure queste stronzate qui, e quindi diventa quindi un gioco mortale. Qua c'è un tema fondamentale, ovvero è giusto uccidere gli altri per sopravvivere, perché alla fine, quando morirà il loro amico, piccolo spoiler, lui dirà una grandissima dirà una frase: io non voglio morire, perché lui non voleva mai uccidere nessuno dei Taker. Però quando ormai è sul punto di morte, perché ormai è sul punto di morte, cerca di uccidere i due ragazzi, cioè cerca di uccidere i suoi amici e dice: non voglio morire. Cioè, come è cambiato l'atteggiamento in pochissimo tempo quando si è attaccato alla vita, veramente. Questo è un esempio soltanto. Questo quindi è Rebirth, The Lunatic Taker, tra l'altro, che sotto non avevo scritto. Titolo che comprai tanti anni fa, non l'ho continuato, mi sono fermato al terzo capitolo. E non credo che lo comprerò ancora fino a tanto tempo. Non lo so se lo continuerò o non lo continuerò, perché alla fine, se è abbastanza simile a tutti gli altri tipi di giochi di morte, che di sopravvivenza, come volete chiamare, giochi mortali, survival games, come volete chiamarli, uguale agli altri. Quindi il voto non supera il 6,5, 7 forse. L'anno scorso finì nelle posizioni basse, forse davanti a quelli che non presero neanche la sufficienza. Perché comunque non è niente di che, e non l'ho neanche detto tutto. Quindi, come vedete, questa è una recensione anche abbastanza veloce, perché non c'è più niente da dire di questo, anche perché non mi ricordo tanto bene cos'era successo ancora. Quindi questo è Taker, come al solito vi devo far vedere anche qualche piccola immagine. Ah, ecco, un altro problema di questo titolo, purtroppo, sono gli errori grammaticali. Questo titolo è pieno di zeppo di errori grammaticali, perché è scritto da un coreano. Ok, è scritto da manhwa, non è un manga. Però tradotto, sinceramente, sono un casino di errori di grammatica che ho visto e che secondo me portano ancora più in basso il voto di questo titolo. Quindi questo è Rebirth, ragazzi. E detto questo, posso dire soltanto che ti rimando al prossimo video. Noi siamo alla fine dell'anno. La classifica, come forse ho già detto negli altri video, le classifiche saranno una sola, ovvero quella dei manga. Perché? Perché purtroppo quella del cellulare, ho cambiato cellulare a metà anno, non mi ricordo neanche più quale gioco ho scaricato, perché sono durati, sì o no, duravano un mese, se riuscivano a durare un mese. Purtroppo videogiochi non ne abbiamo comprati quest'anno, perché oltre WWE 2K16 e Digimon non ho comprato nient'altro, quindi è inutile fare una classifica di questi. Quest'anno si è puntato di più sui manga, credo che anche l'anno prossimo sarà così, e quindi la classifica verterà sui manga presi, che ho già contato, sono 14 rispetto all'anno scorso che sono 11, non saranno più di 14, credo. Quindi io a questo punto vi saluto e vi rimando al mio prossimo video.